La nuova ammiraglia di Kia è elettrica. E ovviamente non stupisce, sia visto il periodo storico, in cui l'elettrico sta sempre più conquistando le gambe dei diversi costruttori, anche se non di tutti, ma soprattutto perché Kia è stato tra i primi costruttori a proporre un'auto elettrica in gamma in tempi in cui ancora non c'era questa spinta verso l'elettrificazione, con la Kia Soul EV. La seconda generazione di auto elettriche native elettriche di Kia è nata con la EV6 e la EV9 è diventata l'ammiraglia della gamma. Si tratta, come potete vedere, di una grossa sport utility, lunga più di 5 metri e larga quasi 2 metri, 1,98 m, dall'aspetto monolitico, sembra ricavata dal pieno. Esteticamente non assomiglia alla EV6, anche se riprende questo stile, questi tratti puliti, e è veramente d'impatto, ha veramente tanta personalità. La cosa bella è che oltre a essere disponibile a 7 posti, c'è anche a 6 posti e, come potete vedere, ha dei sedili girevoli, questi sono girevoli, con bracciolo, tra l'altro sono rinfrescati e riscaldati, cosa mai vista su una sport utility di questo segmento. Di solito lo sono solo quelli anteriori, e questo crea un salotto in cui poter chiacchierare, fare una riunione, giocare a carte, non lo so. I sedili sono ruotabili, quindi si può ovviamente guardare in direzione di marcia, ma possono essere anche ruotati verso l'esterno, verso la portiera, magari per fare un pranzo, una pausa con vista, ecco, magari non vista divieto di sosta, ma vista mare, vista montagna. Beh, si tratta di un vero e proprio salotto. Qui c'è un tetto panoramico, adesso l'auto è spenta, non possiamo aprire la tendina, e anche i passeggeri della terza fila, che hanno un discreto spazio, anzi, devo dire abbondante, hanno una presa USB e due porta bicchieri. Tra l'altro lo schienale è regolabile elettricamente. Andiamo a vedere il bagagliaio. Ovviamente il portellone è elettrico. E ovviamente nella configurazione a 6 posti lo spazio è limitato, neanche troppo in realtà, ci stanno due trolley e qualcosa in più, però è possibile abbattere elettricamente proprio da qua le file di sedili e ottenere uno spazio sconfinato. Entriamo nell'abitacolo, dove troviamo un tripudio di tecnologia. Oltre ai due schermi classici dedicati a strumentazione e a infotainment, ne abbiamo un terzo dedicato alla climatizzazione, con cui è possibile fare le varie regolazioni, a cui si aggiungono comunque questi quattro pulsanti fisici, oltre a quello della ZAR, delle quattro frecce, che sono sempre comodi e distraggono meno, diciamo, rispetto ai classici schermi. Lo spazio anche qua è sconfinato per gli oggetti. Qua ci stanno due bottiglie, penso da 2 litri. Abbiamo il caricatore wireless per il telefono, un porta oggetti e un sacco di spazio qua sotto, ma proprio tanto. Prese USB-C come se piovesse, davanti, al centro e dietro, volante riscaldato, sedili rinfrescati e riscaldati, memoria delle posizioni e un mega tetto panoramico. Finalmente possiamo aprire anche quello posteriore.
Ma mettiamoci al volante di questa enorme SUV elettrica. Pensate che sfiora il 1,80 m d'altezza, 1,78 m, quasi 2 metri di larghezza, esclusi gli specchietti, e poco più di 5 di lunghezza. Beh, è un vero e proprio salotto, si sta seduti davvero in alto, sembra una concorrente di una Land Rover, di una Discovery direi. Ma ci sono due versioni: trazione posteriore con 204 cavalli di potenza, con autonomia di 563 km, che è molto efficiente se pensate a un CX di 0,28 che ha quasi del miracoloso considerata la stazza di quest'auto, oppure con doppio motore 384 cavalli l'autonomia scende a 505 km. Però è un prezzo da pagare per avere molta più potenza e la trazione 4x4 che può essere utile per chi frequenta zone nevose, zone di montagna. Questa è la versione 4x4 da 384 cavalli, adesso sono nella modalità eco che toglie potenza, c'è anche quella sport che invece dà una bella botta di potenza quando si accelera, ma io trovo quella normal la più equilibrata, perché è un'auto che ci si gode alle andature turistiche, è veramente un salotto ultra confortevole e soffice, sembra di essere su un tappeto volante come sulle migliori ammiraglie anche di segmento premium. Questo grande risultato in termini di autonomia è data da una batteria enorme di quasi 100 kWh, 99,8 per essere precisi. Arriviamo ai prezzi della Kia EV9, che come vi dicevo è l'ammiraglia della gamma, e dentro l'anno prossimo arriverà anche una Kia elettrica, la EV3, che partirà da circa 35.000 euro. Questa è la più costosa, costa poco più di 76.000 euro quella trazione posteriore e quasi 82.000 quella 4x4 più potente. Ci sono però delle soluzioni alternative all'acquisto che saranno senza dubbio le più utilizzate. C'è la possibilità di prenderla con un noleggio a brevissimo termine, da minimo un giorno a massimo 6 mesi, e poi invece c'è la soluzione intermedia che forse è quella più interessante, Kia Flex, che prevede un periodo da 6 a 18 mesi con dentro tutto, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria, con un costo di 1.299 euro al mese per la posteriore e 1.410 per la 4x4 senza anticipo e senza alcuna penale per la restituzione anticipata rispetto a quanto previsto. 10.000 km all'anno, estendibili a 20.000, aumentando la tariffa di 150 euro. Se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale e fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa nuova Kia EV9.